È stata inaugurata nella hall dell'ospedale San Luca la scultura donata dall'Aido, opera dell'artista lucchese Alessandra Politi Pagnoni. Dopo la scopertura della statua, di fronte ai rappresentanti dell'azienda sanitaria e di associazioni, si è svolta la benedizione da parte di padre Giampaolo Salotti, vicario episcopale e parroco dell'ospedale. Tutti presenti hanno quindi ringraziato in particolare i donatori di organi e tessuti e le loro famiglie. L'opera è quindi dedicata in primo luogo a tutti coloro che con uno straordinario gesto hanno dato a chi era in grande difficoltà una nuova e fondamentale occasione ed una migliore qualità di vita. Sì, è un momento importante oggi perché si sta inaugurando la statua in memoria proprio del donatore e questa è una cosa molto importante che dovrebbe essere preso come cultura di tutti quanti per cercare poi di portare in un momento che veramente ce n'è bisogno di cercare di portare avanti questa grande cosa che ci permetterebbe di poter riprendere una nuova vita. Allora, la donazione è stata un po' casuale perché il presidente dell'Aido mi ha contattata facendo una prova, chiedendo se quest'artista fosse stato disponibile. E sì, perché casualmente io sono associata da quando ero addirittura minorenne all'Aido e quindi ha trovato l'artista giusto. E ben volentieri ho fatto il lavoro perché la causa è giusta e perché capitava in un momento buono per me e quindi l'ho fatto ben volentieri.